Farinosi e farinose, bentornati nel mio canale. Come avete visto dalle foto, oggi sto per preparare per voi una ricetta davvero bellissima, ma anche golosissima. Infatti si tratta di una stella di Natale fatta con una pasta brioche salata, ovviamente con lievito madre, e farcita con speck, brie e noci. Questa ricetta è davvero perfetta per andare ad impreziosire la tavola di Natale oppure Capodanno. Insomma, è davvero una ricetta che si presta benissimo per essere usata come antipasto delle feste. Ovviamente, anche se ho deciso io di farcirla con speck, brie e noci, voi potete personalizzare la farcitura come più desiderate. Potete per esempio mettere all'interno prosciutto cotto e mozzarella, oppure farla di verdure, usare stracchino e funghi. Insomma, potete sbizzarrirvi con la fantasia e provare le farciture più disparate. Inoltre l'impasto, quindi l'impasto brioche che adesso vi farò vedere, potete usarlo anche in altri modi. Oggi lo sto usando per fare questa bellissima stella di Natale, ma potete anche fare una bella treccia oppure semplicemente arrotolare la pasta brioche ripiena e farne una semplicissima ciambella oppure una corona oppure delle palline di Danubio. Insomma, potete usare questo impasto che è ottimo, di brioche salata con lievito madre, ed usarla come preferite. Vi do anche un'altra indicazione: se invece vi piace la forma della stella ma non volete perdere troppo tempo a far lievitare la pasta brioche, potete anche per fare la stella di Natale utilizzare la pasta brisée fatta con esubero che vi ho già mostrato nella ricetta che vi metto qui sopra e nell'info box. Con quella ricetta, quindi con quella pasta brisée fatta con esubero, molto più veloce, potrete fare esattamente lo stesso procedimento. Basterà fare tre sfoglie rotonde di pasta brisée e poi seguire quello che faccio io quando andrò a formare la stella. Il risultato sarà diverso, perché con la pasta brioche che faremo adesso verrà una stella soffice, alveolata, un altro tipo di cosa. Invece con la pasta brisée sarà una specie di torta rustica, quindi un impasto meno lievitato ma comunque buono lo stesso. Quindi dipende da voi, magari provatele tutte e due e poi decidete voi quale servire ai vostri ospiti durante il giorno di Natale. Credo di aver parlato abbastanza, adesso vado ad aprire il mio quadernino bellissimo dove segno tutte le mie ricette con lievito madre. Alla pagina stella di brioche con speck, brie e noci, e seguendo tutte le indicazioni che ho scritto, andrò a realizzare per voi questa ricetta. Prima di partire vi do soltanto una piccola indicazione per quanto riguarda gli orari. Potete iniziare a fare questa ricetta la mattina per poi infornarla la sera, quindi al vostro risveglio rinfrescate il lievito madre e poi, quando sarà raddoppiato di volume, potrete proseguire con la ricetta e riuscirete a sfornarla prima di andare a letto la sera. Se invece preferite approfittare della notte e farla lievitare durante le vostre ore di sonno, potete rinfrescare nel pomeriggio il lievito madre, impastare dopo cena, lasciar lievitare l'impasto tutta la notte e la mattina al vostro risveglio lo troverete raddoppiato e potrete proseguire con la lavorazione andandolo ad infornare prima di pranzo. Decidete voi come gestire i vostri tempi. Nel mio caso ho deciso di impastare questa ricetta dopo cena e lasciarla lievitare tutta la notte. Quindi adesso sono più o meno le 9 di sera e sto iniziando il mio impasto. Versiamo all'interno di una ciotola 250 g di latte appena intiepidito. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero, 150 g di lievito madre, mi raccomando raddoppiato di volume. Lo facciamo a pezzi e lo andiamo ad aggiungere nella nostra ciotola. E andiamolo a sciogliere con una forchetta oppure con le mani. Mescoliamo bene finché il lievito non sarà completamente sciolto e non vedremo formarsi queste belle bollicine. Poi aggiungiamo un uovo intero, 50 g di olio di semi e ricominciamo a mescolare. Potete anche aiutarvi, come sto facendo io, con una frusta, almeno nella prima fase della lavorazione. E adesso aggiungiamo le farine. 300 g di farina Manitoba e 200 g di farina 00. E riprendiamo ad impastare. Impastate bene, prima nella ciotola e poi sul piano di lavoro. Quando l'impasto inizia ad indurirsi, come quello che vedete fra le mie mani, andiamo ad aggiungere il sale.
Aggiungiamone un cucchiaino e riprendiamo ad impastare. È davvero un impasto semplicissimo, si lascia lavorare davvero molto facilmente, quindi sono sicura che non avrete problemi ad incordarlo. Quando avrete raggiunto una consistenza liscia, omogenea e senza grumi, formate una bella palla e mettetela a lievitare dentro una ciotola unta coperta. Io, che ho iniziato ad impastare dopo cena, la lascerò lievitare tutta la notte. Se voi invece state facendo questa ricetta durante il giorno, lasciatela lievitare fino al raddoppio. Nel mio caso ci vediamo qui domani mattina, ma comunque non bisogna proseguire finché il nostro impasto non sarà raddoppiato di volume. Quindi anche se domani mattina non lo troverete ancora raddoppiato, aspettate che questo raddoppio avvenga e poi potremo proseguire con la ricetta. Buongiorno, eccomi tornata con la mia vocina da sonno del mattino, che chi mi segue conosce benissimo. Allora, l'impasto è quasi pronto, è quasi raddoppiato, quindi inizio a preparare la farcitura. Come vi dicevo all'inizio del video, potete scegliere di farcire questa stella di Natale come più preferite. Nel mio caso oggi ho deciso di farcirla con speck, brie e noci, quindi vado a preparare tutti questi ingredienti. La prima cosa di cui ci occuperemo è il brie. Visto che ha questa consistenza piuttosto solida, voglio scioglierlo per ottenere una crema spalmabile. Quindi prendiamo 200 g di brie, facciamolo a pezzi in un pentolino, aggiungiamo un paio, 2-3 cucchiai di parmigiano reggiano e 50 g di latte. Quello che voglio ottenere è una crema spalmabile che sia più facile da lavorare e che renda facile la composizione, diciamo, della mia stella. Dovrò infatti intrecciarla, tagliarla, quindi sarà molto più semplice se avrò tra le mani una crema morbida che possa assecondare tutte le pieghe che devo fare, piuttosto che dei pezzettoni di formaggio. Quindi andiamo a sciogliere sul fuoco la nostra cremina di formaggio. Mentre aspettiamo che il formaggio si intiepidisca, occupiamoci delle noci. Allora, io per questa ricetta ne utilizzerò 150 grammi, ma potete tranquillamente ometterle, non usarle proprio, oppure usarne di meno, insomma, la quantità di noci decidetela voi. Ne lascio qualcuna per decorare l'esterno, ecco, e tutte le altre le vado a ridurre in granella con un coltello. Ecco fatto, le noci sono pronte. Non preoccupatevi se in un primo momento la cremina al formaggio vi sembrerà molto liquida. Piano piano raffreddandosi prenderà consistenza e diventerà una bella cremina spalmabile. Basta che ogni tanto abbiate la cura di mescolarla un pochino mentre preparate tutti gli altri ingredienti. Ok, di speck ce ne occorreranno 200-250 grammi, ma non va preparato, basterà farlo a pezzettini e metterlo dentro la nostra stella. Quindi mettiamolo da parte e occupiamoci dell'impasto. Tagliamo un pezzo di carta forno, compostabile mi raccomando, della stessa misura della teglia che dovremo utilizzare. Ecco l'impasto raddoppiato di volume e mi raccomando ancora una volta, non procediamo con la ricetta finché non sarà raddoppiato. Quindi una volta che il raddoppio sarà avvenuto, andiamolo a rovesciare sul piano di lavoro, diamogli in maniera grossolana una forma cilindrica per poterlo dividere in tre parti. Se non sono esattamente uguali non vi preoccupate, non è un problema. Adesso prendiamo uno dei tre pezzi di impasto, diamogli una forma più o meno rotonda e andiamolo a stendere prima con le mani e poi con un mattarello. Dovrà arrivare ad avere un diametro largo più o meno come la vostra teglia. Guardate che bello, ci sono anche le bolle. Ecco qui, mi raccomando, tirate una sfoglia sottile, poi con l'aiuto del mattarello spostate questa sfoglia, ecco fatto, come vedete è facilissimo, la andate a spostare sulla teglia. Ecco qua, allargatela bene a formare un cerchio più o meno omogeneo. Bisogna fare una bella stella, quindi non ci accontentiamo di fare cose tutte storte, mi raccomando. Prestiamo un po' di attenzione all'estetica perché oggi serve. Io vi dico sempre che le cose devono essere buone e non belle, ma sulla nostra tavola di Natale ci devono essere anche delle cose molto belle. Quindi oggi bisogna prestare attenzione anche all'estetica. Ok. Ok, una volta che sarà sistemata sulla teglia andiamola a farcire.
Se preferite potete lavorare direttamente sul foglio di carta forno e metterla dopo, successivamente, dentro la teglia. Dipende da quanto è alto il bordo della vostra teglia. Se è comodo lavorare in teglia, lavorate in teglia, altrimenti potete lavorare sul tavolo usando soltanto il supporto della carta forno. Poi tirandola da qui sarà facile spostarla, come vedete, quindi non ci sarà nessun problema. Ok, procediamo. Per prima cosa andiamo a spalmare la nostra cremina di formaggi. Spalmiamola su tutta la superficie, lasciando soltanto un pezzettino finale senza farcitura. Se qualcuno di voi dovesse avere una cremina di formaggi troppo liquida, può aggiungere nella ciotolina un paio di cucchiai di parmigiano grattugiato. In quel modo la renderà della giusta consistenza per essere spalmata nella nostra stella. Ecco fatto! Adesso andiamo ad aggiungere la granella di noci e infine lo speck a pezzettini. Adesso spostiamo il nostro disco di pasta farcito di lato e andiamo a stendere il secondo pezzo di impasto. Dovremo farne una sfoglia rotonda della stessa misura di quella che abbiamo appena utilizzato. Una volta fatta la sfoglia, come abbiamo fatto prima, andiamola ad appoggiare sul mattarello. Tiriamo vicino a noi il disco farcito, chiamiamolo così, e andiamo ad appoggiare sopra la nuova sfoglia. Ecco, è un po' più piccola, però non importa, basta tirarla un pochino e farla aderire a quella sotto, non succede nulla. Ecco fatto. Chiudiamo bene i bordini. E adesso andiamo a farcire anche questo strato esattamente come abbiamo fatto con quello sotto. Quindi partiamo con la crema al formaggio. Andiamola a distribuire bene su tutta quanta la superficie e poi aggiungiamo la granella di noci. E per ultimo lo speck a pezzetti. Ed ecco fatto, proprio come abbiamo fatto prima, adesso spostiamo di lato i nostri due dischi farciti e andiamo a stendere l'ultimo pezzo di impasto che ci è rimasto. Come vi dicevo all'inizio del video, questa stella di Natale si può preparare anche con la pasta brisée. Il risultato è molto diverso, sono tutti e due risultati molto buoni, però certamente sono molto differenti. Vi consiglio di provarli tutti e due. E poi, in base al tempo che avete a disposizione, potrete scegliere quale impasto utilizzare. Facendola con la pasta brisée, vi potreste preparare in anticipo i tre dischi di sfoglia e congelarli. E al momento di dover realizzare questa stella di Natale, basterà scongelarli, lasciarli andare a temperatura ambiente per qualche ora, e basterà poi stenderli, farcirli e infornarli. Quindi è una preparazione molto molto veloce. Ecco, se nei giorni di Natale siete molto indaffarati con mille e mille altre preparazioni, sicuramente quello di utilizzare la pasta brisée potrebbe essere una soluzione per accorciare un po' i tempi. Ok, anche il terzo disco è pronto. Adesso, come ho fatto prima, lo mettiamo sul mattarello e lo andiamo ad appoggiare sugli altri due. E adesso arriva la parte divertente. Allora, per prima cosa chiudiamo tutti i bordi, sigilliamo bene tutto il contorno. Così, piano piano, facciamo tutto il giro del contorno e andiamolo a sigillare bene. Adesso prendiamo un recipiente di forma rotonda come questo, va benissimo una tazza, qualcosa che diciamo sia un terzo del diametro del vostro cerchio. Quindi, come vedete, la larghezza del mio contenitore entra più o meno tre volte nel diametro nel cerchio. Poi andiamolo ad appoggiare al centro. Facciamo una leggera pressione, ma senza tagliare l'impasto, mi raccomando. E lasciamolo lì. Adesso, utilizzando un coltello molto affilato oppure una spatola, andiamo a tagliare il nostro impasto in tanti spicchi. Quindi prima lo tagliamo a metà, poi ancora a metà. Poi di nuovo a metà.
poi di nuovo a metà. In tutto dovremo ottenere 16 spicchi, diciamo. Ecco fatto. Adesso assicuriamoci che siano ben divisi fra loro, usando magari un coltello ben affilato. Adesso togliamo il nostro contenitore e andiamo a formare quelli che saranno poi le punte della nostra stella. Come si fa? Ve lo faccio vedere subito. Allora, non dobbiamo far altro che unire a due questi spicchi che abbiamo tagliato, facendo in questo modo. Bisogna arrotolarli verso l'esterno, facendo fare due giri, quindi un giro, uno, ok, e due. Dopo il secondo giro li dobbiamo unire in questo modo. La parte sotto la andiamo a schiacciare e li attacchiamo per bene. Adesso ve lo faccio rivedere. Quindi andiamoli ad attaccare bene, perché poi sennò si staccano. Quindi fate un po' d'attenzione, attaccate bene le due punte e ecco fatto, abbiamo formato la punta. Ok, ve lo faccio rivedere. Allora, prendete due, magari mi metto più al centro, ok. Prendiamo due di questi spicchi, potete anche arrotolarne uno per volta, se volete usare due mani. Facciamo un primo giro, ok, un secondo giro, ok. Adesso li facciamo aderire qui sotto e poi li schiacciamo un po' per ottenere un po' la punta, diciamo. E proseguiamo così, ne faccio ancora uno insieme a voi, quindi un giro, due giri e li andiamo poi ad attaccare e li schiacciamo un po'. E proseguiamo così fino alla fine della nostra stella. Ok, una volta che avremo finito di confezionare la nostra stella, andiamo a sistemare un pochino le punte. Controlliamo che siano belle chiuse, andiamo a curare un po' quella che è l'estetica della nostra meravigliosa stella di Natale. Come avete visto è davvero semplicissimo, basta avere un pochino di pazienza e seguire tutti i passaggi. Ecco fatto. Adesso che è pronta, se anche voi l'avete lavorata sul piano di lavoro, fatela scivolare lentamente sulla teglia come vi faccio vedere io. Invece se l'avete già preparata sulla teglia non ci sarà nessun problema, altrimenti piano piano fatela scivolare sulla teglia. Ecco fatto. Adesso che la nostra stella è pronta ed è anche in teglia, copriamola con la pellicola e mettiamola nel forno con la lucina accesa a fare una seconda lievitazione. Quando sarà ben raddoppiata di volume, bella cicciotta, la andremo a glassare un pochino con l'uovo e poi passeremo alla cottura. Quando la nostra stella sarà quasi pronta, prepariamo in una ciotolina un tuorlo d'uovo con 2 o 3 cucchiai di latte e lasciamoli a temperatura ambiente, così quando li andremo a spennellare sulla stella non saranno freddi di frigo. Ed ecco la nostra bellissima stella di Natale dopo la sua seconda lievitazione. Adesso prendiamo un pennello e riprendiamo la nostra ciotolina con latte e uovo e andiamola a passare su tutta la superficie, così in cottura diventerà bella dorata e sarà ancora più invitante per i nostri ospiti. Ecco fatto, e come ultimo tocco facciamo cadere un po' di granella di noci anche sopra alla nostra stella. Adesso andiamola ad infornare, ma solo quando il forno sarà ben caldo. Inforniamola a 180 gradi in modalità statica con calore solo da sotto. Se per caso non possedete la modalità statica ma avete soltanto il ventilato, abbiate la cura di controllare la cottura della vostra stella e se dovesse cuocersi subito e troppo nella parte superiore, andatela a coprire con un foglio di carta di alluminio. Ok, allora inforniamo per una mezz'oretta a 180 gradi. Mi raccomando, controllate i vostri forni perché, come vi dico sempre, ogni forno è diverso, quindi controllate bene la cottura almeno la prima volta che fate questa ricetta. Annotate il risultato così per le volte successive saprete esattamente come dovrete regolarvi.
Mentre la stella è in forno, vi faccio vedere anche il mio quadernino, quello che avete intravisto durante questa video ricetta. È il quaderno che ho illustrato, edito da Noctua Book, tutto dedicato a scrivere le nostre ricette con lievito madre. Se volete ordinarlo, vi lascio il link nella descrizione di questo video. Invece questo qui è il mio libro dedicato al lievito madre, dove trovate ricette, consigli per utilizzare il lievito madre e tutte le indicazioni per crearlo partendo da zero, se qualcuno fosse ancora all'inizio e dovesse ancora creare il lievito madre. Anche di questo trovate il link qui sotto nella descrizione del video. Ed eccola qui la nostra meravigliosa stella di Natale appena uscita dal forno. Io non vi so descrivere il profumo pazzesco che c'è nell'aria in questo momento. È veramente qualcosa di pazzesco e credo che a breve avrò fuori dalla porta una fila di vicini che mi busseranno per sapere cosa ho preparato, perché veramente è da svenimento questo profumo. Allora, guardate quanto è bella, è lievitata benissimo, si è dorata perfettamente. Come vedete è davvero meravigliosa e sono sicura che quando la appoggerete sul vostro tavolo di Natale o di Capodanno, insomma per le feste, farete davvero un figurone. Però adesso io sono sicura che volete vedere l'interno, vero? E come sempre, tra poco ve lo mostrerò, però prima, come faccio sempre in ogni mio video, vi chiedo, se volete continuare a seguirmi, accendete la campanellina per essere sempre informati e ricevere una notifica ogni volta che esce un mio video. E mi raccomando, mettete like sotto questo video, lasciate i vostri commentini e se vi fa piacere venitemi a cercare anche su Facebook, sul gruppo Lievito Madre Consigli e Ricette e su Instagram, dove nelle storie pubblico sempre le anteprime di tutte le ricettine che sto sfornando. Adesso ve la faccio vedere bene da vicino e poi passiamo all'assaggio. Guardate che meraviglia! Questa delizia è buona sia se la lasciate raffreddare, ma senz'altro se la scaldate un pochino prima di servirla sarà ancora più fragrante e ancora più profumata. E adesso io direi di passare all'assaggio. Siete pronti? Io non vedo l'ora di metterci i denti. Allora, ecco qua. E voilà. Allora, guardate quanto è bello innanzitutto. Poi vi voglio far notare tutti gli alveolini, perché l'impasto che abbiamo usato è comunque l'impasto di una brioche salata, non è una pasta brisée, quindi rimane anche molto soffice. Guardate. Adesso so che qualcuno di voi sta aspettando che io faccia l'assaggio in diretta, me lo chiedete sempre. Ma perché non giri la telecamera e non ci fai vedere l'assaggio? Solo che io sono timida, non mi piace mangiare davanti alle telecamere, quindi al massimo quello che posso fare, come sempre, è prenderne un pezzetto e mettermelo in bocca. Che fame, che profumo! Ok, procedo, eh! È buonissimo! Ha davvero un sapore spaziale. Adesso ho preferito ingoiare prima di parlare perché non mi piace parlare con la bocca piena, ok? Comunque davvero è una delizia e sono certa che con questa stella stupirete tutti quanti i vostri ospiti. Adesso che abbiamo fatto anche l'assaggio, vi posso salutare e vi posso dare appuntamento alla prossima ricetta. Ciao ciao a tutti!